Che testimonia della solitudine istituzionale, della solitudine della società civile, della solitudine in cui spesso vengono lasciati anche alcuni magistrati. Io vi darò adesso il microfono, partiremo con la dottoressa Manzini. Mi tocca fare il moderatore, chi mi conosce sa che moderato non sono, ho questo ingrato compito. Abbiamo iniziato tardi, vi prego di essere brevi ma incisivi. Grazie. Grazie a lei, buonasera a tutti. Intanto appunto un ringraziamento al Presidente, al Dottore Laganà, che mi ha invitato questa sera, e un ringraziamento a tutti i presenti. Vedo con piacere che poi questa piazza, che inizialmente era un po' vuota, si è riempita, e questo è sicuramente qualcosa di positivo, perché significa che finalmente incominciamo ad essere sensibili a quelli che sono i temi seri di questa terra. Il tema di stasera, lo introduceva il dottore Laganà, è l'importanza della testimonianza. L'importanza della testimonianza che in una sera come questa, il 28 luglio 2012, 20 anni e 2 giorni dopo la scomparsa di Rita Atria, posto che l'associazione è proprio in onore a Rita Atria, ma poco più di 20 anni dopo la scomparsa di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che hanno lottato in prima linea contro la mafia siciliana. Dicevo, parlare stasera dell'importanza della testimonianza vuol dire veramente parlare di quello che è il tema di questa terra. E parlarne qua, a Monasterace, che è terra che è stata colpita dall''ndrangheta. Io ho conosciuto prima il sindaco di Monasterace, ha vissuto sulla sua pelle delle situazioni di assoluto difficoltà, intimidazioni forti, pesanti. Allora io dico, ma a Monasterace, tutti gli abitanti di Monasterace qualcosa hanno visto, qualcosa sanno, quindi l'importanza della testimonianza nasce da questo, dalla volontà di non girarsi dall'altra parte, di non chiudere gli occhi, di volere innanzitutto quella che è la libertà vera, la libertà da una situazione di oppressione che è quella che purtroppo interessa questa terra. Certamente parlare di testimonianza e farlo in occasione del ventennale della morte di Rita Atria significa poi necessariamente parlare del tema solitudine dei testimoni di giustizia. Dalla morte di Rita Atria sicuramente qualcosa è stato fatto, qualcosa di importante, è intervenuta una legge, la legge 45 del 2001, che si occupa della posizione dei testimoni di giustizia, prevede che chi collabora, nel senso che riferisce fatti di cui è stato testimone perché li ha visti. Attenzione, i testimoni di giustizia non sono i collaboratori di giustizia, i testimoni di giustizia sono le vittime di fatti delittuosi o coloro che involontariamente si sono trovati a vedere, a sentire fatti che hanno rilevanza delittuosa. Questa legge, che finalmente è entrata in vigore nell'anno 2001 e che aveva come presupposto proprio la volontà di regolamentare la situazione di queste persone che ad un certo punto si sono messe a collaborare con la giustizia, hanno dato una mano a chi ogni giorno ha questo compito di investigare sui fatti di mafia, aveva come presupposto la necessità di tutelarli e di assicurare loro un futuro da quel momento in poi non fosse un futuro di solitudine. A distanza di più di 10 anni dall'entrata in vigore di questa normativa,
In realtà è un dato di fatto che ancora molto è da farsi, perché i testimoni di giustizia purtroppo molto spesso ancora sono lasciati soli. Perché io stasera ho scelto di venire qua e di parlare? Io sono, in fondo sono un magistrato, ho un compito, quello di applicare la legge, ma non la posso cambiare la legge. Certamente il compito del magistrato, anche del bravo magistrato, credo che non sia solo e soltanto quello di applicare la legge, di fare il proprio dovere, di continuare a farlo nel modo anche burocratico che a volte tocca fare, ma credo che sia anche quello di rapportarsi con la società per far comprendere alla società, ai politici che hanno il compito di intervenire, quali sono le situazioni su cui bisogna mettere mano. E questa è ancora una situazione da affrontare, perché se vogliamo che in questa terra qualcosa veramente cambi, se vogliamo che le persone di questa città, ma le persone di tutta la Calabria, della Sicilia, che stasera finalmente davvero è virtualmente collegata attraverso un ponte con la Calabria, perché Sicilia e Calabria sono vicine, hanno i medesimi problemi, pure con la presenza di una criminalità diversa, si trovano ad avere gli stessi problemi. Ecco, se vogliamo che veramente qualcosa cambi, bisogna che inizi a cambiare la gente che ci abita, inizino a cambiare i politici, che debbono essere consapevoli della necessità di intervenire per modificare quelle normative che ancora non sono perfette, ma non sono proprio sufficienti per tutelare le persone che fanno questo genere di scelta di vita. E allora, ecco perché io ho scelto davvero di essere qui questa sera e ringrazio il Presidente che mi ha invitato, perché forse parlarne, e non parlarne perché c'è la moda di parlare di 'ndrangheta, ma parlare in questi luoghi, magari anche con poche persone, ma insomma parlarne e renderci conto delle problematiche che ci sono e che devono essere in qualche modo affrontate e risolte, è sicuramente un passo avanti. La Calabria da questo punto di vista, lo dicevo prima al dottore Laganà, è un po' indietro rispetto alla Sicilia. Io quando vedo i programmi alla televisione, le manifestazioni antimafia siciliane sono veramente molto più nutrite come presenza di persone. Qua questa sensibilità è ancora un pochino scarsa, ma dobbiamo fare tutti del nostro meglio e forse anche le istituzioni devono essere più presenti tra la gente. Perché la gente si renda conto della esigenza dei magistrati di avere chi con loro collabori, e allo stesso tempo i magistrati, le persone, i politici si rendano conto che è necessario intervenire, perché la sensibilità nei confronti delle normative che non vanno, quindi la forza che deve nascere dalla gente, perché ci si renda conto che si debba agire per poter cambiare queste normative, in qualche modo poi giunga ad avere i suoi frutti. Io mi fermerei qui. Grazie. Grazie a lei. Dottor Lombardo, la dottoressa Manzini ha spiegato perfettamente la differenza fra testimoni di giustizia e collaboratori di giustizia. I collaboratori sono i cosiddetti pentiti, quelli che prima hanno ucciso, hanno estorto e poi per motivi di opportunità o di opportunismo, come vogliamo chiamarlo, decidono di collaborare con la giustizia e sono stati utilissimi nel passato, sappiamo la storia. I testimoni invece sono persone che non hanno nulla di cui pentirsi. Sono semplicemente dei cittadini o che hanno denunciato i propri estortori o, come il nostro presidente onorario Ulisse, che è un nome in codice, che ha solamente visto un omicidio di camorra ed è andato nella caserma dei carabinieri più vicina e l'ha denunciato.
Il fatto strano e paradossale in questo Stato italiano è che però il collaboratore che si pente, il mafioso che si pente, dal momento del suo pentimento ha tutta una serie di vantaggi, uno sconto di pena, protezione, probabilmente anche soldi, non lo so. Invece il cittadino onesto che fa il proprio dovere, dal momento in cui testimonia, comincia ad avere tutta una serie di problemi. E allora uno Stato che non incentiva la testimonianza, secondo lei, è uno Stato un po' sottosopra, uno Stato non civile? Cosa ne pensa? L'argomento non è assolutamente agevole. Uno Stato che ha paura. Non è facile parlare superando i tecnicismi di cui noi ci occupiamo ogni giorno, di testimoni di giustizia, di collaboratori, come li ha chiamati lei, pentiti, con un termine che obiettivamente è difficile utilizzare perché coinvolge tutta una serie di aspetti interiori che il magistrato spesso e volentieri non riesce a scandagliare. Non so se sono io che ho problemi al microfono o... Ecco. Perché non è facile scandagliarli? Perché forse per farvi capire qual è il nostro lavoro nel momento in cui iniziamo un'attività antimafia che in qualche modo passa, anche se in Calabria molto poco, Marisa lo diceva bene prima, rispetto alla Sicilia, dall'apporto dei cosiddetti collaboratori o dei testimoni di giustizia ancora di meno, noi viviamo, iniziamo a vivere la loro vita. Ed è uno degli aspetti più complicati del lavoro del magistrato, perché per il testimone, per il collaboratore, quel magistrato da quel momento diventa la sua famiglia. Questo significa che rivolgono a noi tutta una serie di istanze, hanno bisogno di sentire una vicinanza che sia una vicinanza reale e ovviamente caricano sul magistrato tutta una serie di responsabilità che poi riverberano i loro effetti anche su quella che è la fase propria del processo. Io a Reggio Calabria mi occupo di molti collaboratori, di pochissimi testimoni. C'è una differenza di fondo importante. Ed è una differenza ovviamente che passa dal ruolo che spiegava bene prima il dottore Laganà, e cioè il testimone riferisce vicende che ha vissuto dalle quali è estraneo. Nell'impostazione normativa sicuramente qualcosa si può migliorare. Il problema non è legato però al fatto che ci sia una sorta di corsia privilegiata per i collaboratori di giustizia e invece una sorta di abbandono verso i testimoni. Il problema è che la figura è completamente diversa e che il collaboratore di giustizia normalmente riferisce una molteplicità di fatti che hanno a che fare con quello che è l'aspetto forse più difficile da investigare per quanto riguarda l'attività che noi svolgiamo quotidianamente, cioè colpire al cuore l'organizzazione criminale di tipo mafioso, ovviamente in Calabria, parliamo della 'ndrangheta calabrese. In quel momento scattano tutta una serie di allarmi nei confronti non solo della persona fisica che collabora, ma di tutti coloro i quali possono essere oggetto di ripercussioni dirette e indirette. Contrariamente a quello, ed è questo l'aspetto e la sensibilità che bisognerebbe superare, ma non è un aspetto normativo, perché poi la norma va applicata, che avviene invece in relazione al testimone di giustizia.
perché il testimone di giustizia, è giusto dirlo, non rischia sicuramente meno del collaboratore. Ha un ruolo diverso, ha un ruolo forse più limitato nel tempo, dà la possibilità di ricostruire le vicende che conosce in maniera più rapida rispetto al collaboratore. Quello che riferisce richiede un impegno investigativo che è tecnicamente diverso da quello che invece ci è richiesto per riscontrare il narrato del collaboratore di giustizia. Il testimone di giustizia spesso e volentieri percepisce più del collaboratore la solitudine della scelta che ha operato. Questo è un aspetto assolutamente da non trascurare, perché noi stasera parliamo, prendiamo le mosse per discutere dalla vicenda di Rita Adria. Sono assolutamente consapevole che Rita Adria ha percepito la scomparsa di Paolo Borsellino come l'inizio di un percorso buio, probabilmente senza più riferimenti. Per quello che vi dicevo prima, perché io noto nell'esperienza quotidiana un attaccamento incredibile da parte delle persone che operano queste scelte, ed è un attaccamento che va in maniera profonda a incidere sul rapporto personale che si viene a creare. Ovviamente Paolo Borsellino era un magistrato speciale, ma non era l'unico magistrato che operava in Sicilia in quegli anni. Per Rita però era il magistrato, perché il percorso era iniziato con lui, perché lei aveva fatto una serie di scelte convinta dai discorsi di una persona che andava oltre il suo ruolo istituzionale. Quella mancanza, quel vuoto, quell'impossibilità probabilmente di credere di poter trovare un altro riferimento l'hanno spinta ad una scelta drammatica. Ma credetemi, proprio per chi svolge quotidianamente il nostro lavoro non è difficile capire che cosa sia successo. È successo esattamente quello che succede se vogliamo allargare un po' l'analisi a quel senso di solitudine che riguarda tutti coloro i quali fanno un certo lavoro. Perché obiettivamente io non ho mai sentito, tranne che all'interno di un ufficio grande, importante come la Procura di Reggio Calabria, una vicinanza vera di tutte le altre componenti di questo Stato democratico. Perché c'è un'ambiguità di fondo e c'è un problema serio che allontana le istituzioni dai cittadini, che poi provoca solitudine in chi svolge il nostro lavoro, ma probabilmente provoca solitudine anche in chi subisce gli effetti del nostro lavoro. L'ambiguità di fondo è che la gente in Calabria è lontana dai palazzi di giustizia, e non solo, perché la gente in Calabria ancora, a mio modo di vedere da calabrese, parlo questa volta da cittadino, percepisce che la verità vera non è stata raccontata. Percepisce che un meccanismo complesso, quale quello che è gestito dalla magistratura, deve essere in grado di dare altre risposte. Io non mi sono mai sorpreso, voglio dire, anche a Reggio, ma anche in altre parti d'Italia, sicuramente più evolute culturalmente, anche più sensibili sul tema del contrasto alle mafie, dello scarso numero di persone che davvero sentono
di prendere parte attiva a quei movimenti. E per quanto riguarda i calabresi, io percepisco una distanza ancora enorme, legata principalmente al fatto che il calabrese ancora non ha capito. Ma non è colpa sua. Non ha capito perché io ritengo che chi è in grado di spiegare come stanno davvero le cose, non è stato in grado però di dimostrare come stanno davvero le cose, che è un modo elegante per dire che circolano troppe chiacchiere. Questo non per dire che io parlo in modo elegante, mi serve soltanto per farvi capire che ognuno di noi nel suo ambito deve tendere ad una sola cosa per superare quella solitudine, quel senso di isolamento che si vive in questa terra, perché è inutile prenderci in giro. E cioè deve essere in grado, e io da magistrato devo tendere a ricostruire la verità facendo uno sforzo che va oltre l'ordinario. Perché vedete, da tecnico io potrei dirvi che per quanto mi riguarda, svolgendo un'attività investigativa quotidiana, posso accontentarmi della verità che c'è scritta nelle sentenze, che tecnicamente si chiama verità processuale. Ma la verità processuale è una verità che passa da un linguaggio che è lontano dalla gente. La gente vuole la verità vera, la verità reale. E il problema non può passare da difficoltà operative, da tagli indiscriminati al settore giustizia, dall'impossibilità di dare risposte complete alle persone. Perché se uno Stato arriva a questo punto, è uno Stato che si accontenta di una verità parziale, che è una verità ingiusta. Perché vi dico questo? Perché l'altro tema è la solitudine. Mi ha sempre colpito una frase del nostro collega Nino Scopelliti, ucciso a Campo Calabro, paesino, alla periferia di Reggio Calabria, il 9 agosto del 91, perché Nino Scopelliti era il procuratore, il sostituto procuratore generale presso la Suprema Corte di Cassazione, che avrebbe dovuto sostenere l'accusa nei confronti degli imputati già condannati in primo e secondo grado a conclusione del cosiddetto maxi processo istruito da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ora vi sembra possibile pretendere una rivolta morale da parte del calabrese senza aver ancora accertato a livello processuale, dopo 21 anni, chi ha ucciso Nino Scopelliti? Cioè, sono queste le vicende che poi danno la misura di quella distanza di cui vi parlavo prima. Eppure l'Andrangheta, in relazione a Cosa Nostra, ha un ruolo che è sempre stata in grado, molto bene, in maniera molto intelligente, di celare agli occhi della nazione. Io ho portato l'agenda rossa di Paolo Borsellino perché noi a Reggio Calabria abbiamo gestito importanti collaboratori di giustizia, soprattutto negli anni 90, ma questo ovviamente avviene anche di recente. Il 14 luglio del 92, uno dei nostri collaboratori di giustizia storici,
Giacomo Ubaldo Lauro, che per sfuggire a tutta una serie di vicende regine, voi lo sapete che a Reggio Calabria si è combattuta la seconda guerra di mafia dal 1985 al 1991, che ha lasciato all'interno della città 700 morti. E Reggio Calabria è probabilmente un quinto, un sesto di Palermo. Questo riferimento a Giacomo Lauro mi serve per darvi un ulteriore spunto di riflessione, perché Giacomo Lauro aveva lasciato la Calabria e si era rifugiato nel nord Europa per sfuggire ad una morte che riteneva certa, anche se fino al 91 si era salvato. Era uno dei bracci destri di Pasquale Condello, il Supremo. Sì, sì. Velocemente, vorrei che Francesca Chieri passasse qui con me. Allora, non si tratta di una colonizzazione della Sicilia, ma semplicemente di una voglia di unire le sponde, anche perché l'associazione Rita Atria nasce a Milazzo, in provincia di Messina, quindi siamo vicinissimi. Noi ci siamo sempre posti un problema, che è quello di unire chi ha voglia di camminare insieme contro i personalismi a volte che esistono anche nel mondo dell'associazionismo. Quest'anno a Cinisi, al forum sociale Peppino Felice Impastato, ho detto: perché non proviamo a fare in modo che questi momenti siano di ricordo, di memoria, siano momenti di bilancio. E allora, facendo un'analisi, che le mafie sono bravissime, si uniscono, stanno insieme, noi invece siamo bravissimi a dividerci, a dire che a guardarci l'orticello, mentre veramente, come ho detto dei ragazzi del nord, se il vostro PIL è aumentato forse lo dovete all'Ndrangheta, non tanto alle grandi forze del nord. E allora forse abbiamo un'esigenza, l'esigenza è quella di studiare, di analizzare i territori, di tornare a parlare con la gente, perché noi non crediamo che tutti i siciliani siano mafiosi, così come non crediamo che tutti i calabresi siano collusi con l'Ndrangheta. E allora le associazioni devono fare da ponte e devono non delegare poi al controllo, perché il fatto che siamo qui sicuramente con dei sindaci, questo non ci sottrae al controllo delle attività amministrative, non c'è una delega, non stiamo delegando. E allora noi nel nostro documento, che è un documento politico condiviso, non abbiamo messo i nomi in quella locandina, perché non bisognava venire qua perché c'erano persone famose come Michela Buscemi, che è la prima testimone al maxi processo del 1986 a Palermo, o perché c'è Pino Magnaci di Teleiato, che è la televisione antimafia di Partinico, che ha subito dei forti attentati nei mesi precedenti, negli anni precedenti, o perché c'è Salvo Vitale, l'amico di Peppino Impastato, perché ci sono i magistrati. No, bisognava essere qui solamente per la voglia di stare insieme, e perché l'associazione Rita Atria, dopo la parte di memoria dedicata alla Rita Atria, ai testimoni di giustizia, in realtà riparte da zero. Siamo tutti qua partecipi di questo ponte, e questo ponte, se lo vogliamo, lo costruiamo insieme. Nessuno ha una paternità o una maternità. In realtà il ponte è fatto di idee, di gente che ha voglia di conoscere e di gente che ha voglia di divulgare. Questo momento vi dico che è condiviso anche da due persone, un'istituzione, che è l'istituzione del Comune di Palermo, che non è qui la giunta del Comune di Palermo, che Palermo sarà la capitale della mafia, ma anche la capitale dell'antimafia, mi permetto di dire, in Sicilia almeno, a fare un ragionamento insieme su come in realtà la lotta alla mafia produca anche progresso, non produca, come ci accusano molto spesso, ci toglie lavoro, perché in realtà se togliamo dalle mani dell'Ndrangheta i cantieri, in mano all'Ndrangheta le mettiamo nelle persone oneste, vedrete che lavorerete molto di più. Se l'economia la mettiamo in mano a persone oneste si lavorerà di più. E allora, perché, pensateci bene, perché regioni come la Calabria, come la Sicilia, bisogna tenerle povere, bisogna tenerle bisognose, perché hanno bisogno solamente dei loro voti. E allora dobbiamo un attimo avere uno scatto
di orgoglio e riprenderci il nostro futuro tra le mani e dire: noi siamo cittadini, non siamo sudditi, noi partecipiamo. E sono felice di vedere questa piazza, devo dire, è piena, perché è veramente una grande sorpresa. E c'è un messaggio molto bello, ve lo leggo e poi lascio la parola a Francesca, che è di Rita Borsellino, la sorella di Paolo Borsellino. E Rita ha voluto essere qui anche con noi, velocemente ve lo leggo. Cari amici e amiche, c'è un filo che mi lega a doppio nodo a Rita Atria, quel filo si chiama Paolo. Fare memoria di Paolo e fare memoria di Rita, la sua picciridda, e viceversa. Mi spiace non essere lì con voi a Monasterace, ma lo sono comunque, seppure a distanza. Lo sono le mie ragioni, che sono le vostre, le mie battaglie dentro e fuori al Parlamento europeo, battaglie di opposizione alle mafie e tutte quelle forme di oppressione e ingiustizia che avvelenano la nostra realtà. Rita, come Paolo, non è morta di sola mafia, ma anche e soprattutto per colpa di una società che le ha voltato le spalle, l'ha lasciata sola, di istituzioni poco attente a causa di una cultura mafiosa che l'ha isolata. Apprezzo molto lo spirito della vostra iniziativa e la voglia di fare rete, di mettere insieme realtà così vicine come quella della Sicilia e della Calabria, che tanto hanno in comune, per unire le risorse e sostenere le forze sane di quella politica amministrativa che combatte ogni giorno con coraggio e determinazione contro le infiltrazioni mafiose, per operare in nome della legalità e della trasparenza. E questa è la strada per generare memoria, per dare linfa a una società dell'antimafia e per liberare i governi e le amministrazioni delle logiche del malaffare e creare sviluppo sano. Partendo da noi, singoli cittadini uniti, insieme. Un caro saluto e buon cammino a tutti. Rita Borsellino. E siccome noi riteniamo che oggi qui non ci siano tantissime realtà che lottano ogni giorno contro l'andrangheta e contro la mafia, non vogliamo avere questa presunzione di essere gli unici, passo anche la parola a Francesca Chirico, con la quale un giorno ci siamo guardate in faccia e abbiamo detto: ma sto ponte lo facciamo o no? E così, forse da un colloquio che nasce davanti a un caffè, nasce anche un'iniziativa come questa a Monasterace. E vedete, probabilmente dobbiamo solamente credere nelle nostre potenzialità, perché Rita Atria diceva una cosa: forse un mondo onesto non esisterà mai, ma chi ci impedisce di sognare? Forse, se ognuno di noi prova a cambiare, forse ce la faremo. Oggi noi qui non concludiamo, iniziamo un percorso, ed ecco perché le persone poi parleranno brevemente, perché qui si inizia un percorso, non si conclude. Grazie Nadia e buonasera. Dice bene Nadia, questa sera noi non concludiamo ma cominciamo, però questo percorso che ci ha portato fino a qui forse è il caso anche di raccontarlo, perché in realtà il ponte, l'unico ponte che vogliamo, forse noi in parte in questi mesi l'abbiamo anche un po' realizzato, con alcuni risultati significativi, più che simbolici direi, concretissimi, che la Sicilia e la Calabria è riuscita a strappare addirittura in un'aula di giustizia calabrese. Io questa storia ve la voglio raccontare rapidamente, in qualche maniera per spiegare qual è il modo e qual è il significato che noi vogliamo dare a questa, a questo connubio, a questa rete. Noi siamo stati contattati come archivio Stop 'Ndrangheta, abbiamo ricevuto una mail dall'associazione Rita Atria parecchi mesi fa. Ci chiedevano: ma che cosa sta succedendo in Calabria? Cosa sta succedendo soprattutto alle donne di Calabria? Era il periodo in cui parecchie notizie si accavallavano, la storia tragica di Cetta Cacciola, il pentimento di Giusy Pesce a Rosarno. Abbiamo registrato in Calabria questo segnale di curiosità e di attenzione nei confronti di quello che si muoveva nel nostro territorio come un segnale positivo. Molto bello, molto positivo, lo abbiamo raccolto perché crediamo come archivio che la Calabria deve imparare a raccontarsi e ad aprirsi, magari superando quelle piccole meschinità, quelle gelosie provinciali, quei legami col territorio che in realtà ci soffocano, ci paralizzano. È stato veramente un attimo ritrovarsi in un'aula di tribunale, nella sezione distaccata del Tribunale di Palmi, a Cinque Frondi, dove si stava svolgendo un processo di cui nessuno stava parlando. Era un processo che aveva al centro una donna, e in effetti questa è un'unione un po' nel segno del rosa, del femminile.
Anna Maria Scarfò è una ragazzina di San Martino di Taurianova che ha avuto un vissuto davvero pesantissimo, drammatico. Anna Maria da giovanissima è stata stuprata proprio nel suo paese da un branco che lei ha avuto il coraggio di denunciare. Ha cominciato un lunghissimo percorso nei tribunali, un percorso che lei ha affrontato da sola, avendo a fianco soltanto i genitori e la sorella. Dall'altra parte un numero enorme, diciamo, di imputati con tutte le loro famiglie. Lei ha affrontato questo percorso da sola, gli stupratori sono stati condannati, però ha deciso di denunciare anche quelli che la perseguitano, perché lei ha avuto, lei è un infame, lei ha parlato, si è parlato qui del coraggio, della testimonianza. Ecco, lei è un infame. L'hanno perseguitata e tormentata in molti modi, guardate, in modi terribili. Lei ha deciso di denunciare anche questo. Ecco, in questa piccola aula di un piccolo tribunale della provincia di Reggio si stava svolgendo questo processo in assoluta, diciamo, nel disinteresse ovviamente della stampa e ancora nella sua assoluta solitudine. Ecco, qualcosa è cambiato. È successo che questa unione, diciamo, ha generato nuovi incontri, nuove relazioni, fino a quando si è deciso che Anna Maria non dovesse entrare in quell'aula da sola. E ad affiancarla sono arrivate donne da Catania, donne da Palermo, donne da Messina, insieme a donne da Reggio e dalla provincia appunto di Reggio. Una mattina Anna Maria Scarfò è entrata fisicamente in aula, scortata, avendo alle spalle e al suo fianco queste donne della Sicilia e della Calabria, e lei ci ha detto, commossa, che quella era la prima volta in cui affrontava veramente un'aula di tribunale avendo accanto qualcuno. Ecco, è successa anche una cosa, è successo che stranamente, visto che Anna Maria Scarfò per la prima volta non era sola, visto che c'era tanta attenzione sul processo, gli avvocati degli imputati hanno detto no, qua il clima non è calmo, mi dispiace, forse è meglio che il processo vada spostato. Ecco, diciamo che la Cassazione gli ha dato torto, ha dato ragione al diritto di Anna Maria Scarfò alla solidarietà. E quindi noi torneremo. Noi torneremo in tribunale, ci torneranno i siciliani, ci torneranno i calabresi insieme accanto ad Anna Maria. Questo in qualche maniera è già il risultato di un ponte, Nadia. Ed è un ponte anche questa piazza. Tu hai citato gli ospiti siciliani, gli ospiti che per noi è un onore avere qui, per me personalmente è stato un piacere conoscere oggi. Ma in piazza ci sono anche dei calabresi, ci sono dei familiari di vittime calabresi che stanno conducendo da anni una battaglia per chiedere verità e giustizia. Io saluto Mario Congiusta, saluto Liliana Esposito Carbone. Per cui questa piazza è anche fisicamente, in qualche maniera, un ponte. Il ponte è un orizzonte, è una meta. Gli strumenti sono veramente tutti da decidere, li si decide insieme. Ma guardate, è una prospettiva che come archivio noi riteniamo necessaria. La Calabria ha bisogno di far circolare idee, energie, di prendere dall'esterno e di raccontarsi, superando anche quel senso di chiusura e di vittimismo, quel ripiegamento su se stessa che davvero non fa bene a nessuno. Quindi da questa serata, come dice Nadia, ripartiamo. È un percorso che si costruirà camminando, no? Il cammino si fa camminando. Però questa piazza è già un segnale per me molto molto positivo. Grazie. Aspetta, ricordiamo allora, giusto per veicolare le idee, ci sono quelle persone che stanno dietro ad una penna, ad un computer, e sono i giornalisti. Invito a salire Alessio Magro, Raffaella Rinaldi, Pasquale Violi, poi Graziella Proto, Pino Magnaci e Salvo Vitale, lo faremo salire dopo. Sì, ora ho capito, dove siete? Stanno arrivando. Veloci. Allora, vi faccio un po' di presentazioni. Pino Magnaci, il giornalista, direttore di Teleiato, che
che lo facciamo parlare per primo perché viene da Partinico, non sta bene, ha voluto esserci perché voleva esserci per la Calabria, perché domani gli abitanti di Partinico, della zona dello Iato, stiamo parlando di Corleone, quelle zone, Montelepre, eccetera, vedranno cos'è successo in Calabria. Grazie veramente a tutti. Senza di loro non sapremmo quasi niente. E abbiamo voluto invitare non la stampa importante, quella famosa, quella che è dietro i riflettori, ma la stampa che ogni giorno scrive non avendo le spalle coperte, ma avendo alle proprie spalle solamente la forza della società civile. Allora, io inviterei sul palco, in quota Calabria, perché facciamo così, quota Sicilia e quota Calabria, Paola Bottero e Sandro Russo, se ci fanno il piacere di essere qua con noi. Grazie Paola. Allora, intanto che si siedono, tutti velocemente. Noi allora partiamo da questo. Alla stampa chiediamo di seguire quello che Pippo Fava definiva il concetto etico di giornalismo, e cioè un giornalismo fatto di verità impedisce molte corruzioni, frena la violenza della criminalità, accelera le opere pubbliche indispensabili, pretende il funzionamento dei servizi sociali, sollecita la costante attuazione della giustizia, impone ai politici il buon governo. E allora, cominciamo a parlare di questa rete dal punto di vista dei giornalisti e dell'informazione. Cominciamo con Graziella Proto. Graziella Proto. Casablanca. Graziella Proto, direttrice di Casablanca. Ci tengo, direttora. È una questione. Ci tengo. C'è il direttore e c'è la direttora. Io vorrei partire con una battuta. Volevano costruire il ponte fra le due cosche, non avevano minimamente immaginato che le donne avrebbero costruito un ponte umano. E questa sera devo dire che è una cosa veramente splendida che siamo riusciti a realizzare. E non hanno visto ancora il resto non l'hanno visto. Invece, ritornando a quello che diceva Santo Laganà, quello che può fare un buon giornalismo. Intanto dico subito una cosa, io vengo dalla scuola di Pippo Fava e quindi sposo integralmente le parole che ha letto Santo. Ma spesso il giornalista non sa realmente il compito che gli è riservato da questo mestiere. Scusate, ma è stato un pericolo arrivare fino a qua? Ed è una tragedia restare seduti sotto questo faro che non fa. È un interrogatorio di terzo grado, una cosa pazzesca. Allora, stavo dicendo, spesso i giornalisti però non sanno il ruolo, il compito che lo aspetta. Spesso si parla di informazione latitante, di informazione che non c'è, di informazione a pagamento. Perché? Perché la maggior parte delle volte l'informazione è una merce, la si vende come una merce. Non è così perché ci sono tante storie che vanno, non andrebbero, che vanno raccontate. Ed è necessario, perché al di là della verità processuale, come diceva il magistrato, esiste un'altra verità, che è quella che ci fa fare un giudizio morale, un giudizio politico, un giudizio critico su certe persone e su certi fatti. Un giornalista che si volta dall'altra parte si fa carico, come diceva Pippo Fava, di delitti, di misfatti, di scippi, di rapine, di ogni tipo di delitto, perché fino a quando il giornalista non racconta la verità, o peggio la nasconde, o peggio la mistifica, sta togliendo al cittadino il diritto all'informazione, che è un diritto costituzionale. Allora, io cittadino ho il diritto di essere informato, ma io giornalista ho il dovere politico, etico, morale, civico, sociale di tenerti informato. Perché facendo un'informazione veritiera,
voglio dire, non la verità al 100%, perché poi ognuno ha una propria sensibilità nell'interpretazione, però la verità è quella che è, poi la posso descrivere con parole più o meno diverse. Sto fornendo la possibilità di dare degli strumenti che possono far capire con chi ho a che fare. Io porto sempre l'esempio di Ciancimino, il sindaco di Palermo. Se in quel momento ci fossero stati dei giornalisti che raccontavano, si dice in tempo reale, che il sindaco si stava vendendo e svendendo il Palermo, forse Ciancimino tutto il saccheggio non sarebbe riuscito a farlo. E se ci fossero stati dei giornalisti che avessero raccontato per filo e per segno la storia di Rita Adria, per non andare lontano, Rita Adria ha fatto delle denunce ben precise. Sulle denunce che ho fatto in Italia c'è stata una autorizzazione a procedere per alcuni politici che non erano di secondo livello, che non erano di terzo livello, uno era il primo cittadino del paese in quel momento, era anche deputato, era un personaggio che aveva un suo vivaio giovani, e voi lo sapete, cioè quando c'è un politico che ha simpatie, che ha potere, che gestisce potere, che gestisce affari, fare un vivaio, coltivare dei giovani è molto facile. C'è stata l'autorizzazione a procedere con una relazione che solo a leggerla è da rabbrividire per tutti gli intrallazzi che faceva. Però io mi rendo conto che ci sono le dichiarazioni, ma non sempre e non spesso le dichiarazioni poi si trasformano in quello che si chiamano prove processuali, diciamo così. Allora, vero, ci sono le assoluzioni, però quando io racconto la storia, cioè io ho preso la storia di Rita Adria, io dirigo una rivista antimafia, e ho preso la storia di Rita Adria dopo 20 anni e ho messo su i pezzi raccontando chi erano questi politici, cosa facevano allora, di che cosa erano accusati, di che cosa sono stati assolti, perché sono stati assolti. E guarda caso non c'è un giudizio morale su queste persone, anzi continuano attraverso i giovani ad amministrare il paese. Allora, quando un giornalista nasconde queste cose, sta mistificando la realtà, sta la verità, e sta anche assumendosi la responsabilità di far continuare nel solco che è stato già tracciato. Allora, il ruolo del giornalismo. Io ci tengo a dire, io sono una giornalista antimafiosa, mi occupo di raccontare le storie della mafia, perché sono sicura che solo conoscendo la verità la gente si possa attrezzare ed eventualmente decidere di lottare contro la mafia, senza imbracciare fucili e senza niente, attraverso la quotidianità. Io cerco di svolgere il mio ruolo nel mio piccolo attraverso le cose che faccio. Non andrò a fare la spesa al supermercato, al centro commerciale dove si ricicla denaro sporco, non andrò nella discoteca in mano ai mafiosi, semplicemente facendo delle scelte. Andrò dal bottegaio, andrò nella discoteca dove non riciclano denaro o dove non commerciano droga. Quindi semplicemente questo, semplicemente un giornalismo etico, morale e nel mio caso antimafioso. Vi ringrazio. Sì, buonasera a tutti. Salutiamo Pino Maniagica. Ci ha lasciato una testimonianza di un molto importante, la testimonianza di come si può fare un giornalismo antimafia dal basso avendo tutti contro. Io penso che sia un esempio che al giornalismo calabrese serve, soprattutto in questi anni di nascita o di rinascita. Io penso che noi partiamo da ovviamente nel dovuto paragone con il mondo siciliano, noi partiamo da molto indietro. Si può dire che stiamo iniziando adesso, che l'antindrangheta inizia in questi anni, soprattutto nel mondo dell'informazione. Una riflessione che è davvero oggettiva, se noi pensiamo che in Calabria c'è stato un solo quotidiano fino a meno di 15 anni fa, credo che, correggimi se sbaglio Alessandro, il quotidiano è nato nel 99, nel 98,
nel 96, insomma, quindi sono 16 anni. Prima c'era un solo quotidiano e questo vuol dire, sappiamo bene cosa vuol dire, non è una critica alla Gazzetta del Sud, al massimo è una critica agli editori calabresi che non hanno sentito, non si sono mai cimentati con l'informazione in questa regione, è una critica soprattutto ai grandi organi di informazione che non decidono, che non investono in questa regione. Ma ecco, io stasera voglio essere ottimista, io sono una persona pessimista per natura, ma stasera, come spesso mi capita nelle occasioni pubbliche, devo avere il ruolo di ottimista per un po' per controbilanciare. Perché dico che bisogna essere ottimisti? Perché è vero che stiamo iniziando adesso, ma ci sono dei segnali positivi. In questi ultimi 2 o 3 anni in questa regione abbiamo assistito alla nascita di tutta una serie di piccole testate che utilizzano i nuovi mezzi di comunicazione. Adesso ne avremo una testimonianza, anzi più di una. Abbiamo case editrici che stanno nascendo, ci racconteranno la loro esperienza Alessandro Russo e Paola Bottero. Abbiamo visto la nascita di format e di festival, penso a Trame, alla Mezzia Terme, ma anche Tabula Rasa, è stata qui qualche giorno fa, e anche altre iniziative simili. Questo è fare giornalismo, non so, in ogni caso uno degli obiettivi di cui vogliamo parlare, che ci siamo posti anche nel promuovere questa serata, cioè quello di parlare, andare a fondo alle cose, ecco, in questi anni si sta provando a fare in un modo diverso in questa regione. Per questo io dico che bisogna anche stare, porgere attenzione a quello che si muove sul territorio per cercare di aiutarlo, per cercare di farlo crescere e sviluppare il più possibile, per prendere quello che c'è di buono, perché comunque da qualcosa dobbiamo partire. È questo che mi sento di dire. Io poi sono venuto qui stasera in realtà più perché per parlare, per ascoltare, volevo ascoltare quello che i nostri amici siciliani ci vogliono consigliare, per fare in modo che noi possiamo avere appunto un insegnamento di chi nella lotta alle mafie ha molta più esperienza di noi, ma anche e soprattutto per evitare che poi vengano compiuti magari quegli errori che hanno portato a delle sconfitte che indubbiamente ci sono state. Questa esperienza penso possa essere utile. Ecco, appunto, sono venuto ad ascoltare anche le testimonianze degli altri. Grazie. Allora, da questo momento vi prego brevemente, perché vi prego poi quando finiamo di non andarvene, perché i due maestri ritorneranno a suonare, ad allietare quello che rimane della serata, una mezz'oretta finale con della musica allegra, dove potete anche spostare le sedie e ballare se volete, ecco, musica popolare. Io sono curioso di questa Fimmini TV e quindi se ci parli brevemente di questa esperienza e che cosa ti prefiggi. Raffaella Rinaldis. Passo la parola a Paola Bottero, velocemente. Poi ci pensi tu a passare. Allora, velocemente, buonasera intanto. Diceva prima Pino che noi abbiamo la matita e non la sappiamo usare. È vero, molto spesso è vero. È anche vero che molto spesso ci tolgono la carta. È un problema che in Calabria non esiste solo sui giornali, esiste anche nei tribunali. Ci tolgono la possibilità di scrivere, ce la tolgono perché ormai la società è consumistica, vuole le notizie veloci, cotte e mangiate, e storie come le troppe storie che dovremmo raccontare, che Alessio assieme a Daniele ha raccontato indimenticati, alcune le ho raccontate anch'io nei romanzi che ho scritto precedentemente all'ultimo libro che ho scritto, sono storie che non possono fermarsi a un giornale. Oggi c'è, lo ricordava prima Danilo, fortunatamente la rete, tramite la rete si può anche approfondire.
Però quei giovani che mancano all'appello stasera e verso i quali noi dovremmo rivolgerci, in realtà forse hanno bisogno di sentire di più con la pancia e un po' meno con la testa. Noi siamo stati abituati, la mia generazione è stata abituata a qualcuno dall'alto che ci diceva sempre cosa era giusto e cosa non era giusto, cosa dovevamo fare e cosa non dovevamo fare. Quello che è diventata la Calabria d'Italia mi sembra che sia la chiara dimostrazione che non ci hanno saputo dare delle indicazioni giuste. I giovani hanno bisogno di sentire, ma di sentire con la testa, ma con l'anima, con la pancia, col cuore prima di tutto. Per questa ragione, lo accennava prima Alessio, noi abbiamo fondato una casa editrice che assieme a una testata online e vuole dare quello spazio e quell'approfondimento differente dall'informazione consumistica, differente dalla notizia cruda che deve essere sparata per vendere una coppia in più, una coppia per strappare un lettore alla testata di competizione. Sabbia Rossa nasce per questo, Scirocco nasce per questo, e nasce in un modo che farete perché con le poche persone, molte sono sul palco, con le quali condividiamo il modo di lavorare, il modo di raccontare, il modo anche di condividere determinate storie, cerchiamo di raccontare quello che non si legge sui giornali, quello che l'informazione, perlomeno in Calabria, non permette più di fare. E soprattutto di dare spazio a chiunque abbia la voglia di raccontare, la voglia di sentire, anche solo di raccontare le emozioni. E vi assicuro che ci sono tantissimi giovani che hanno voglia di provare emozioni e di raccontare emozioni. Io credo che, sempre fermo il fatto che la rete bisogna farla tutti insieme, quindi dobbiamo metterci più ad ascoltare che a parlare, credo che dovremmo iniziare a credere di più alle emozioni e a dare più spazio alle emozioni di ciascuno, perché secondo me sono queste che ci mancano. Alessandro Russo è il mio collega e passo la parola a lui. Grazie. Anch'io velocissimo. Il problema dell'informazione, soprattutto qua in Calabria, secondo me deriva molto anche dal fatto che i giornalisti, gli operatori culturali tendono a parlare a scimmiottare un po' il linguaggio della magistratura e delle forze dell'ordine. Mi spiego meglio, i magistrati, i poliziotti, i carabinieri fanno il loro mestiere, devono parlare con atti, devono arrestare delinquenti, devono farli condannare. I giornalisti e gli operatori dell'informazione devono parlare alle coscienze e ai cuori delle persone. Noi spesso tendiamo a riproporre un certo tipo di linguaggio creando una barriera, soprattutto con i giovani. Vedete, oggi parlavamo anche con Don Panizza, Don Giacomo Panizza, che mi ha incaricato anche di riferire che aderisce assolutamente a questa iniziativa ed è con noi, con voi, con il sindaco Maria Carmela Lanzetta. Parlavamo del fatto che il principale problema della Calabria, della provincia di Reggio Calabria rispetto alla Sicilia, è che noi non comprendiamo fino in fondo il significato della parola noi. Noi è una parola che ci è un po' estranea, noi tendiamo sempre a dividerci, a curare piccoli interessi di bottega, ad occuparci delle cose perché fanno tendenza, fanno figo, magari fanno un po' di marketing, un po' di autopromozione. Il senso dell'unirsi, del mettersi in rete, ci è sconosciuto, perché ogni volta che ci abbiamo provato sono nate delle liti fino anche sul nome da dare alla stessa rete o alle altre cose. Io credo che da stasera, con questa splendida iniziativa, io non sono deluso dalla platea, io sono molto, molto orgoglioso di questa platea, vedo tanta gente e sono davvero felice, soprattutto perché il sindaco Maria Carmela Lanzetta, che suo malgrado per noi è un simbolo della lotta alla 'ndrangheta per la legalità, se lo merita tutto il nostro sostegno. Questa piazza piena significa che in Calabria una primavera è ricominciata. Voi in Sicilia ci avete Peppino Impastato, ci avete Rita Atria. Noi oggi abbiamo Mario Congiusta, abbiamo Liliana Carbone, abbiamo Maria Carmela Lanzetta, Elisabetta Tripodi, Carolina Girasole, Don Giacomo Panizza. Noi abbiamo dei simboli viventi che dobbiamo riuscire a raccontare, perché io credo che superando, eliminando questa barriera che esiste
tra la gente che ogni giorno testimonia concretamente che cosa sia la lotta per la legalità e i giovani, noi potremmo cominciare a cambiare le cose anche in Calabria. Grazie. Una cosa, vi chiediamo di veramente non fatevi venire sonno stasera, aspettate fino all'ultimo per avere solamente il piacere di stare anche un po' insieme, perché molto spesso le televisioni ci hanno anche un po' appiattiti. Io credo che se rimarrete fino all'ultimo e sentirete l'ultima nota musicale tornerete a casa con più gioia dentro di voi, e perché vi assicuro che la gioia dello stare insieme sostituisce mille programmi televisivi dove dall'altra parte ci abbiamo verità o realtà assolutamente finte e costruite. Questa è la... Tipo Fava diceva una cosa: se non c'è la voglia, se non abbiamo il coraggio di lottare, ma che campiamo a fare? E allora chiudiamo con una carrellata veloce, perché comunque si tratta di appuntamenti rimandati, cioè nel senso che noi ci vedremo nuovo spesso, adesso è una minaccia questa, e vi dico una cosa, non ci hanno scoraggiato quelle voci che ci hanno detto che ci andate a fare in Calabria, perché noi da qui oggi andremo via con la percezione forte di aver ricordato veramente e fatto memoria di Rita Atria. Passo subito la parola a Maria Teresa Colli, che deve raggiungere Barcellona Pozzo di Gotto. C'è un articolo dove c'è scritto Maria Teresa, com'era la, ricordami il titolo? Davide contro Golia, Maria Teresa in Nania. Allora, Davide contro Golia, Maria Teresa e Nania. Nania è il senatore inespugnabile di Barcellona Pozzo di Gotto. Questa ragazza giovanissima è riuscita in un posto per noi impenetrabile a vincere le elezioni, quindi aveva ragione Rita Atria, un altro mondo è possibile. Te la presento subito, la facciamo parlare prima lei, ovviamente vale per tutti, brevissimi tutti quanti. Maria Teresa Colliga, neo sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, espressione di una associazione, quindi viene non da un partito ma dalla società civile, quella che si chiama società civile, è una brutta frase quasi, ma insomma la diciamo lo stesso. Maria Teresa, la tua esperienza in breve. In breve. E cosa ne pensi di questa serata e di questa rete? Penso che sia importantissimo, un mattone, l'unico mattone che vorrei mettere per questo ponte veramente fra la Calabria e la Sicilia. E sono qui proprio per portare la mia solidarietà a questo sindaco, per raccontarvi come tutto questo è possibile. A Barcellona veramente era impensabile un successo come quello nostro, siamo partiti contro veramente Golia. E, però con il sostegno di tante persone che in questi anni hanno lavorato accanto a noi, tante associazioni cittadine con le quali abbiamo fatto diverse battaglie anche senza ricoprire alcun incarico politico, e quindi la candidatura è nata come lo sbocco finale di un percorso che era stato portato avanti in questi anni. E se ho vinto probabilmente perché siamo apparsi più credibili dei nostri avversari, perché tutto consiste in questo: catturare l'interesse e la fiducia dei cittadini in un momento in cui veramente c'è tanto sconforto e tanta sfiducia nella politica. E il mio vuole essere solo un segnale di speranza, di positività, di far capire ai cittadini che la politica per tanti anni ormai viene equiparata al malaffare, a una brutta cosa. La politica tanto è un'altra cosa, e quando ci siamo candidati, siamo partiti con questo progetto, tutti dicevano: ma chi te la fa fare? Ma la politica è un'altra cosa, tu sarai una brava ragazza, avrai dei validi ideali, ma la politica è un'altra cosa. E invece qui noi vogliamo gridare ad alta voce che la politica purtroppo l'hanno fatta diventare un'altra cosa, ed è arrivato il momento giusto per riappropriarcene e per farla diventare nuovamente la politica che metta al centro il cittadino, gli interessi delle persone, e far capire che se ci si unisce insieme, se si parla
si è parlato già tanto di rete. La rete è fondamentale, fare rete fra le persone oneste, fra le persone che la pensano allo stesso modo, e credetemi, siamo di più, siamo più numerosi, ed è giusto riprenderci il nostro destino, riprenderci le nostre città, farle vivere, così come è giusto essere accanto qui a questo sindaco di Monasterace questa sera e aver lasciato la nostra estate siciliana, ma ed essere qui presenti per dare un segnale che cambiare è possibile, e cambiare è possibile soltanto se si sta insieme. Grazie. Allora, velocemente, Michela Buscemi. Michela Buscemi è una donna che si è costituita parte civile al maxi processo del 1986, quello istruito da Falcone e Borsellino. È passata davanti alle gabbie dei mafiosi nell'aula bunker. A un certo punto, passando di là, ha visto un vecchietto con la pipa, con i capelli bianchi, e lei, che non l'ha riconosciuto, si è seduta e ha pensato: ma cosa avrà mai fatto questo povero vecchietto? Il giorno dopo apre i giornali e scopre che quel povero vecchietto era Luciano Liggio. Vabbè, cosa avrà mai fatto? Velocemente, Michela, dai. Niente, io... perché è un processo che mi sono costituita per avere giustizia sull'uccisione dei miei due fratelli. E ho trovato mia madre con tutto il resto della famiglia, si sono messi contro di me e mi hanno attaccata anche attraverso i giornali. E hanno voluto prendere le distanze di fronte alla mafia. A quel momento ho deciso che quella famiglia per me non esisteva più. Guardate, sono passati più di 26 anni e io non ho avuto più contatti con quella famiglia. E io, cioè, avevo un bar deciso da me e mio marito, e l'abbiamo dovuto chiudere nel 90 per causa della mafia, perché ho perso pure i clienti. E poi, diciamo, ho giurato a me stessa di continuare la lotta fuori dal tribunale, andando anche nelle scuole, e tutti i posti dove mi chiamano, perché è importante andare nelle scuole a parlare con i ragazzi, perché loro sono il futuro, la futura società, che noi dobbiamo mandare questi messaggi di legalità. E portando la testimonianza nelle scuole, loro, io me li trovo talmente vicine e mi danno anche una carica di continuare ad andare in quei posti e di continuare la mia vita. Allora, nel 90 io, quando ho sentito che avevano ucciso Rosario Livatino, ho provato un gran desiderio di dire: ma come si fa per sconfiggere questa mafia? Ma questa mafia non può morire, come mai? Allora ho preso carta e penna e ho cominciato a scrivere, a morte la mafia. Da un giorno mi arrospigliavo sentendo uccidia. Subito pensavo, per damaggio, andavo già ammazzato, andato figli mai ammazzato, ma faccio tutta scantata e vi un mare di gente che cantava felice e contento. E domando, che ci fu? Ma come non sai? La mafia morio, vorresti pure dare il giornale. Vieni, scendi pure tu, che ci facciamo un funerale. Però stavolta non avevamo a chiancere, ma ridere e cantare. Vieni, scendi, andiamola a brulicare. A queste parole non ci poteva credere, ma vedendo tutta la gente così contenta, pure un nome cuore trasi l'allegria. Io non sapevo che aveva a fare, stava a chiancere, girare, cantare o ballare. E per la contentezza mi messa a saltare e cantare casa a casa, dicendo: che bello, finalmente potremmo camminare per le strade senza più vivere di morto ammazzato, senza più lutto nelle nostre case, campare tranquilli senza scanto, ed ammazzano marito, i figli o i fratuzzi. Ora tutti si vanno bene. Cantava queste fette che mia figlia sa lo spiglio. E mi toglie un ririmo. Mamma, che sta facendo? E se sei pazza? Perché fai così? No, figlia mia, non sogno pazza, ma sogno contenta. A mafia morio, vieni a faccia. Talia quanta gente che c'è su cazzotto. E se tale buono, mi ripure a chiedere che fino a ieri, quando mi vedevano arrivare, sentite se la lorincia, siamo ammucciati, ma come salutavano, perché scantavano che a pezza mia ci fosse la lupara o a calibro 38, e magari per sbaglio li potevano ammazzare. Ora sono contenti e vanno a festeggiare,
mia figlia metà lì ha con gli occhi pieni di felicità e si mette a cantare insieme a me. Ma lo spiglio con lei come canto era tutto un sogno, metà lì un tuono, niente canciò, a mafia è sempre qua e andiamo giù gli ore ci ammazzare. Però se un altro volemo sa morte si può fare e magari fra cent'anni, ma l'avemmo a brulicare. Grazie. La poesia di Michela Buscetta. Salvo Vitale, Salvo Vitale, l'amico di sempre di Peppino Impastato. Prima abbiamo inaugurato la mostra dedicata a Peppino Impastato lì nella biblioteca qui a Monasterace. Salvo, anche tu velocemente. Allora, diversamente da quello che diceva Pino Maniaci, per me è una cosa assolutamente incredibile, e ne giro tante piazze d'Italia, che qua a quest'ora alle 11:20 ci siamo più di un centinaio di persone ad ascoltare i nostri discorsi, che per certi versi possono essere anche pesantucci, cioè, e che proprio mi dà l'impressione che il clima sia cambiato e che quello che è il nostro tentativo di buttare la corda al di là del ponte sia perfettamente riuscito. Il problema è che non rimango un filo solo, ma che questo filo diventi più robusto possibile. Quindi questo è un po' il tentativo che stiamo cercando di promuovere, non è la prima volta. Già qualche anno fa Giovanni Impastato, il fratello di Peppino, ci ha provato cucendo un rapporto con il Museo dell'Andrangheta, però si è rivelato un'unione che non si è poi allargata ad altre situazioni. Noi vogliamo invece proprio allargarla, cioè fare rete significa comunicarci tutte le informazioni possibili, essere pronti a intervenire con l'occasione di invito per il prossimo 9 maggio ad essere presenti a Cinisi per ricordare l'anniversario della morte di Peppino Impastato. Fare rete significa anche cercare di superare quella che è una sorta di atavica paura che ci portiamo appresso e che leggevo qualche giorno fa in un libro, in un libro che si chiama Avamposti, e io ho curo atterriato una rubrica che è l'angolo del libro, mi disse leggetelo e lo presentiamo, è venuto anche l'autore a presentarlo, e questo libro comincia così: papà, chi vuoi dire mpamo? E papà gli risponde, mpamo significa infame, cioè uno che dice delle cose che non dovrebbe dire. Il mio compagno mi ha detto che tu sei mpamo. Il papà era un giornalista, uno dei tanti giornalisti di cui si parla in questo libro, calabresi, costantemente fatti oggetto di minacce, spesse volte anche terribili, da parte dell'Andrangheta. Non sono neanche d'accordo che noi l'antimafia l'abbiamo e voi la dovete costruire, assolutamente, per me è gente come Valerioti, che ricordo a partire dagli anni 70 per andare a finire ad Angelo Vassallo, sono gente di tutto rispetto e a cui penso che possiamo dedicare qualsiasi attività antimafia che ci venga in testa, e quindi dove c'è mafia l'antimafia nasce inevitabilmente. E credo che il cammino voi l'avete già iniziato da tempo, contemporaneamente a noi, e contemporaneamente a noi cercheremo di portarlo avanti per creare ovviamente un tipo di società dove, per dirla con Carlo Alberto Dalla Chiesa, ci si possa guardare negli occhi e ridere. Ci ha mandato un messaggio anche Riccardo Orioles, che è un altro giornalista che esce dalla scuola di Pippo Fava e che adesso è il direttore di un giornale web Siciliani Giovani. Lo ringraziamo. E allora passo da quest'altra parte e Liliana Carbone, velocemente. Su questo ponte ideale, è l'unico ponte che vorremmo, che vorrei, che mi impegno a volere, che voglio, stanno transitando tante buone intenzioni, tanti progetti, ho sentito ricordi,
e sono presenti, chiedo venia per il gioco di parole, sono presenti degli assenti. Mio figlio manca da 7 anni e 10 mesi e chiedo a tutti voi di essere partecipi della mia pervicacia nel mantenere la memoria. Se la mia presenza mi avete dato attenzione, date attenzione al nome di un ragazzo che sarebbe potuto essere uno dei qualunque, di tutti i ragazzi, uno tra tutti i ragazzi, vi chiedo perdono, della Locride, un ragazzo di Locri che la mattina si alzava molto presto per andare a lavorare, che aveva piccoli progetti, grandi sogni, il senso della realtà e il senso dell'onestà. Se a mio figlio in tutta Italia sono dedicate sedi di associazioni, di sindacati, parchi giochi, è tutto quello che non è avvenuto in Calabria, è tutto quello che non è avvenuto a Locri, dove io sono l'infame. Grazie alla signora Buscemi per le suggestioni che mi ha dato. Io ricordo soltanto una cosa, porto avanti una istanza di verità e giustizia a nome della comunità tutta, della Locride tutta, non solo della famiglia di Massimiliano Carbone, un ragazzo fermato a 30 anni semplicemente perché era un ragazzo sano e normale, un amabile ragazzo di Locri. La sera dell'ottobre del 2006, in cui anno zero venne a Palazzo Nieddu nella ricorrenza del primo anniversario della morte del dottore Fortugno, ho assistito molto divertita, perché io rilevo molto la vis comica di certe situazioni, alla elaborazione a tavolino di quel trito slogan: papà, che cos'era la mafia? Purtroppo, molto pragmaticamente, credo che la mafia durerà ancora molto e sarà un sogno pensare che sia colta da astenia o da morbi invalidanti, che io auguro con tutte le mie energie intellettuali ed emotive. Il figlio di Massimiliano Carbone non potrà mai dire: papà, che cos'era la mafia? Perché forse la mafia morirà, ma suo padre non potrà mai più essere raggiunto. A nome del mio dolore, a nome della mia indignazione, io chiedo verità e giustizia per tutte le morti della Locride e della Sicilia, e chiedo che ogni comunità venga considerata nel suo diritto alla libertà, alla vita, al rispetto, perché quando non c'è verità e giustizia per qualcuno, ne è mortificata l'intera comunità. Grazie. Grazie. Un'altra storia. Scusa, Maria Carmen, ti puoi alzare un attimo? Anche tu, Maria Teresa. Okay. Un'altra storia, Mario Congiusta. 2 minuti. Grazie. Voglio innanzitutto ringraziare la DDA di Reggio Calabria, tutta, perché ho avuto giustizia e grazie a loro. Quindi vi ringrazio, è la prima volta che ho la possibilità di farlo in pubblico. Seconda cosa, voglio esprimere solidarietà ad un giornalista minacciato ieri, Michele Inserra del Quotidiano della Calabria. Terza cosa, dobbiamo parlare la stessa lingua. Il giudice Morosini, Pier Giorgio Morosini, dal parco di Reggio Calabria, ha detto che il 41 bis è disumano, l'ho invitato, ha detto che dobbiamo meditare, l'ho invitato a venire a meditare il 21 marzo, la giornata della memoria, insieme a 700 familiari delle vittime della mafia. Io in rete mi sento già, perché sono già stato in Sicilia, per cui il ponte l'ho già percorso, sono stato ospite di Nadia all'associazione Rita Adria, quindi la mia associazione, sono già in rete con Libera, con Da Sud, con Stop 'Ndrangheta,
con l'età, cioè, per cui do l'ennesima conferma di essere in rete. Il ponte dobbiamo semplicemente allungare i chilometri che già ci sono, direi. Grazie. Finiamo con le due sindache che sono rimaste a parlare per ultimo. Cominciamo con Elisabetta Tripodi, sindaco di Rosarno. Sì, sarò brevissima. Io credo che il ponte questa sera si sia costituito un ponte di emozioni fortissime. Io mi sento inadeguata rispetto alle parole sia della signora Carbone che del signor Congiusta, perché capisco quanto possa essere profonda la ferita provocata dall''ndrangheta, per chi l'ha vissuta sulla propria pelle, per chi piange dei morti e per chi ancora cerca verità e giustizia. E questo stasera mi convince ancora di più che chi ha un compito da portare, forse in maniera immeritata, deve continuare sulla strada intrapresa, perché anch'io, come la sindaca di Barcellona Pozzo di Gotto, mi trovo a fare il sindaco non facendo il politico di professione e decidendo improvvisamente di mettere me stessa al servizio della comunità. Ero una tranquilla professionista, una mamma, che ho deciso che forse era possibile cambiare, era possibile fare qualcosa per il proprio paese. Il mio è un paese di 'ndrangheta, non posso dire che Rosarno l''ndrangheta non ci sia, non mi posso voltare dall'altra parte. E quindi ho deciso di assumersi una responsabilità. Tutti mi hanno detto chi te lo fa fare e continuano a dirmi chi me lo fa fare. Oggi, dopo quelle le vicende che mi sono capitate, un po' mi sento isolata dalla mia comunità. Mi sento isolata perché sono vista come diversa, sono costretta a essere sotto tutela, per questo capisco quello che significa, e ci unisce una profondissima rete con Maria Carmela Lanzetta. Credo una rete iniziata ancora prima, conoscendoci per caso nei corridoi della regione, e che in questo anno si è cementata, e ci facciamo coraggio a vicenda, perché anche noi forse spesso veniamo accusati di essere delle infami, in maniera molto più elegante, in maniera molto più colta, con la delegittimazione. È una delegittimazione che subiamo quasi tutti i giorni, e non ci può essere delegittimazione peggiore, che non è quella che viene dall''ndrangheta, ma che è quella che viene da un'altra parte, una parte che crede di combattere l'esponente e l'opposizione politica solo infangando quello che uno fa. Ma stasera è servito essere qua, perché le testimonianze che ho ascoltato, chi veramente ha vissuto sulla pelle quello che dicevo prima, mi induce a dire che quello che stiamo facendo, il piccolo ruolo che stiamo rivestendo, anche se possiamo dare una possibilità di cambiamento, serve a qualcosa per la nostra Calabria, per i nostri ragazzi e per il futuro di questa terra. Grazie. E allora chiudiamo con la padrona di casa, che quando l'abbiamo incontrato qualche mese fa per proporgli questa cosa ci ha accolto con entusiasmo. E Maria Carmela, a te le conclusioni. Sono quasi alla fine di una giornata bellissima. E in tutti questi mesi ci siamo sentiti, abbiamo parlato della necessità di iniziare un percorso con i giovani e soprattutto nelle scuole, che erano la parte, diciamo, che ha bisogno di essere più curata, di parlare con i giovani, perché se veramente crediamo a un cambiamento, e noi ci crediamo fortissimamente a un cambiamento di quelle, e quindi all'emersione di tutte quelle che sono le forze positive della nostra terra, è chiaro che si inizia a parlare con i ragazzi, con i giovani, e lì sarà un percorso lungo, difficile, che ci sarà, perché in questo momento abbiamo una rete fortissima di persone, Calabria, Sicilia, da altre parti, anche dal nord, dall'Emilia, da Trento, ma soprattutto da noi stessi, deve venire la forza di andare a parlare con i ragazzi. Abbiamo avuto testimonianze meravigliose oggi in biblioteca, abbiamo sentito Sandro Vitale, abbiamo sentito la signora Buscemi, abbiamo sentito il sindaco di Barcellona di Pozzo di Gotto, e abbiamo sentito due magistrati che ci hanno parlato in maniera bellissima, e che ringrazio ancora, il magistrato Lombardo e il magistrato Manzini. Condividiamo le loro idee, quindi da qui parte un percorso comune, tutti insieme, i cittadini, gli amministratori, i giornalisti, le associazioni, tutti insieme, per ribaltare tutto quello che finora è stato di pesante, di brutto, verso
un qualcosa di positivo, di buono, verso un cambiamento auspicabile e necessario. Sarà lungo e doloroso, però ci dovrà essere. Diciamo che quelle che oggi sono dei sacrifici incredibili, perché la vita è assolutamente cambiata, si è modificata e bisogna rivoltarlo verso il meglio. Bisogna prendere queste forze, trovare ancora forza tra di noi e tra di voi, sia per andare avanti e sia per concretizzare finalmente quel cambiamento che tutti noi vogliamo, per poter vivere una vita degna di essere vissuta. Grazie. Bene, allora io vi invito ancora a rimanere, perché i maestri di musica ci faranno adesso divertire. Ringrazio tutti coloro che si sono succeduti su questo palco. Vi voglio dire soltanto che noi è da 18 anni che esistiamo come associazione, questa rete oggi siamo certi che è iniziata, conosciamo anche cosa vuol dire il fango e siamo disposti non solo a combatterlo con le nostre azioni, ma anche a metterci la faccia e anche le firme nei tribunali, come abbiamo sempre fatto e faremo.